Assessore, siamo nel cantiere di Piazza Garibaldi. Ci sono novità perché ci sarà ancora un po' da attendere per la riapertura. Cosa farete? Sì, ci sono stati dei piccoli problemi, delle interferenze, cioè le condotte del ruzzo che passano sopra al sottopasso pedonale e sopra la sala ipogea, che in qualche modo era un'interferenza importante che conoscevamo, che quando fu realizzata la sala ipogea dovevano essere spostati. Non so per quale motivo non fu fatto questa spostamento allora, ma oggi lo abbiamo risolto oggi grazie alla disponibilità della Ruzzo Reti, la Presidente Cognitti e anche il Direttore Generale Stirpe, l'Ingegner Stirpe, hanno capito la problematica e abbiamo trovato una sistemazione alternativa al passaggio di questi tubi. Questa scelta che abbiamo condiviso insieme ci consente adesso di riprendere i lavori velocemente per la sistemazione della parte superiore di Piazza Garibaldi e quindi per poi rimuovere il cantiere. Cantiere che in un primo momento si sarebbe dovuto concludere prima della riapertura delle scuole, ma che scivolerà di qualche settimana proprio perché questa importante interferenza che abbiamo trovato ha necessitato di tempi di progettazione alternative per poter vedere come sistemare definitivamente l'interferenza. Diciamo che seppure la tempistica si è allungata, ma oggi siamo felici del fatto che abbiamo risolto un problema definitivamente. Ponte San Gabriele è un cantiere, diciamo, oramai quasi infinito che ci accompagna da diverso tempo in città. Nei giorni scorsi ho avuto modo di parlare con ANAS che mi ha avvisato del fatto che probabilmente riusciranno ad aprire a metà settembre, probabilmente, dico probabilmente perché hanno usato questo termine, il ponte a doppia corsia per solo le autovetture, mentre a fine mese il cantiere, cioè la parte superiore del ponte, potrà essere transitabile a tutte le tipologie di mezzi e quindi voglio dire torneremo alla normalità. È un dato importante che ovviamente se si va ad abbinare, a baciare con il cantiere qui di Piazza Garibaldi dell'ipogeo ci consentirà di tornare a una normalità. Faccio un appello a tutti i cittadini a trovare strade alternative in questo periodo, in queste settimane che ancora ci saranno i cantieri, per poter evitare di transitare su Piazza Garibaldi trovando percorsi alternativi che in qualche modo possono sembrare più lunghi ma che sicuramente garantiranno una tempistica inferiore rispetto a quella di passare su Piazza Garibaldi.